È venuto a trovarci l'ingegnere Pasquale Capezzuto, Energy Manager del Comune di Bari. Affrontiamo l'argomento efficienza e risparmio energetico, un tema sempre più sentito. Qual è la situazione in Italia nel pubblico? La situazione è che oggi nel pubblico bisogna adottare tutte le tecnologie, le tecniche che sono disponibili, che appunto la tecnica ci fornisce per riuscire a realizzare un servizio energetico che sia con i parametri della massima efficienza energetica, nel senso che oggi dobbiamo costruire edifici, dobbiamo installare impianti negli edifici e ottenere la sostenibilità, sostenibilità ambientale, sostenibilità energetica. Anche nella regione Puglia si è legiferato in questo senso, è stata promulgata una legge regionale che è la legge dell'abitare sostenibile, che prevede appunto la certificazione energetica ambientale degli edifici. E allora per ottenere un voto buono di efficienza energetica e ambientale non possiamo che utilizzare tecnologie innovative. Quindi accanto alle tecnologie tradizionali e sempre diciamo dedicate ad applicazioni specifiche, possiamo comunque oggi andare sul mercato e verificare la presenza di tecniche che garantiscono lo stesso servizio energetico ma con consumi energetici e quindi conseguentemente economici, che in questo momento di crisi economica non guasta, che sicuramente sono più appetibili e più efficienti. Macchine GHP come questa possono rappresentare, la soluzione per il presente, ma soprattutto per il futuro, giusto? Certo, sono macchine che comunque ovviamente rappresentano un'innovazione proprio perché ritengo che abbiano dei parametri di efficienza energetica più spinti, no? Rispetto a soluzioni tradizionali. Però ecco, l'importante è che ci sia alla base una solida progettazione, quindi una conoscenza professionale da parte dei professionisti, dei progettisti e quindi l'ausilio poi delle tecniche delle varie aziende del settore che propongono materiali più innovativi. Perfetto, mentre queste sono macchine come questa sono adatte ad usi professionali, a grandi ambienti, alberghi, luoghi di lavoro. Per quanto riguarda il residenziale, invece. Sì, nel residenziale anche. Penso elettivamente nel settore uffici, no? Anche in uffici pubblici penso che queste tipologie di macchine possono risolvere una serie di problematiche anche di inserimento appunto all'interno delle strutture e nello stesso tempo garantire quel minor costo della bolletta energetica che sicuramente è uno degli obiettivi fondamentali che deve raggiungere e deve perseguire un ente pubblico. E come siamo messi in questo momento nel comune di Bari? È soddisfatto? Comune di Bari noi stiamo perseguendo tutta una serie di azioni appunto con l'amministrazione che vanno in questo senso, nel senso che l'amministrazione ha adottato un piano energetico comunale, una delle poche forse realtà, soprattutto in Puglia, che ha appunto una pianificazione strategica energetica, che si inserirà poi all'interno appunto dei vari piani. Vedi anche il piano strategico che sta portando avanti l'area metropolitana di Bari e quindi una pianificazione appunto che intende perseguire questi obiettivi nei vari settori, quindi nel residenziale, nell'industriale, in tutti i settori dell'attività appunto produttiva pugliese. E quindi in questo senso siamo abbastanza favoriti perché abbiamo già degli strumenti che stiamo cercando di realizzare, di adottare, per appunto garantire ai cittadini poi una migliore qualità di vita e risparmio energetico e quindi una tutela dell'ambiente, che sono le finalità generali appunto di una vita sostenibile. Adotterete anche macchine come queste? È in previsione, se ce lo può dire, o ancora presto per dirlo? Adotteremo tutte le tecniche disponibili sul mercato, ovviamente. Perfetto, grazie.